la battuta finale la faccio riprendendo le considerazioni che faceva Stefano Ciccanti prima. Tenete sempre presente da dove partiamo. Cioè, quando affronteremo le discussioni di questa campagna elettorale, referendaria, eccetera, ci sarà sempre qualcuno che sarà in grado di dirvi che c'è quella parte che poteva essere fatta meglio, oppure si potrebbe costruire così perché garantisce di più. Noi al referendum non saremo chiamati a scegliere il modello perfetto di Costituzione, rispetto al quale peraltro in chi si oppone giustamente c'è la più ampia varietà di posizioni e di opinioni dentro la vostra, ma saremo chiamati a valutare se rispetto allo stato di cose esistente, cioè a come funziona oggi il Parlamento, a come si fanno oggi le leggi, a come sono oggi i rapporti tra lo Stato e le regioni, a quali sono oggi gli strumenti di iniziativa popolare, per esempio sulle proposte di legge, sui referendum, eccetera, rispetto a queste cose qui, così come funzionano oggi, quello che c'è scritto in questa riforma costituzionale migliora tendenzialmente le situazioni, dà delle risposte, offre delle soluzioni praticabili e possibili, insomma, perché rispetto al migliore dei mondi possibili potremmo stare a discutere per giorni e notti. Rispetto al mondo nel quale viviamo, e misurando rispetto a questo le possibilità che vengono aperte da questa riforma costituzionale, forse riusciamo a far convincere le persone che incontriamo per strada tutti i giorni che vale la pena un sì di spenderle in questa situazione. A proposito di questo, tre cose da dire.